Questo che è un ascensore che ho sbagliato. Che ho visto il design, quindi diciamo il funzionamento da uno youtuber che non mi ricordo. E poi l'ho costruito io, quindi si può salire. Vabbè, mo non è storta, cioè questo va un blocco più sotto, però bisogna stare pure al centro. Ok. Poi con questo si può scendere e basta. Oppure facendo così si scende di tutti i piani. Oppure con questo pure si scende. Ok. Poi abbiamo. Cosa abbiamo? Questa è Hipster Door 2. Che non ho fatto io. C'è anche il prof di Redstone, avete visto la testa. Qua sì, si potrebbe compattare di brutto. Poi abbiamo. Cosa vi devo far vedere? Questo qua. Queste sono due cose inutili che, come vedete, sono contornati dai cartelli non utilizzare perché fanno laggare. Cioè, quando si scarica il chunk lagga di brutto. Però una volta ve lo posso far vedere. Questo è un dispenser infinito che butta continuamente Minecraft. Qua si rompono, cadono negli hopper. Arrivano. Quelli che restano arrivano qua in questi hopper e vengono bruciati nella lava. Però oltre ad essere rumoroso. E anche, vabbè, adesso non droppa che ho disattivato la tuta del drops qua per non far crescere i cactus. Però fa laggare perché quando se vado tipo di là e si scarica il chunk, questi restano qui e poi mille entità lagga. Anche questa era la stessa cosa. Io devo fare così, prendere un blocco di redstone. Qua su Minecraft quello c'è con un chest. Ho fatto un po' rallentato perché sennò si bloccano. Vanno qua e poi cadono nel vuoto. Ed ecco perché non vanno utilizzati, perché basta che ne sposti uno. Tipo faccio così. Ecco. Che bella però la pila così. Poi dopo un certo punto. Cosa ho preso qua? Ecco, vedete perché non bisogna utilizzarlo? Perché si fanno entità infinite. Adesso c'è. Avete visto che casino si crea solo per un Minecraft? Quindi diciamo che non è la cosa migliore, però è bello l'effetto, è bello che si fermino e poi scendono piano. È bello che uno sale e uno scende. Questo effetto bello. Poi il casino che si crea non tanto, ed ecco perché non utilizzare. Poi abbiamo porta 2x1 nelle scale. Non mi chiedo perché l'ho fatto con i mossi stone, se tanto per. Poi abbiamo crafting table che appare dal basso, che però si bugga continuamente. Questa l'ho fatta io, Credo che si fosse capito. Io non ho mai capito come va attivato. Ok, si attiva così. Però vedete che questo poi non si attiva. Ok. Invece questa è una versione molto più compatta e funzionante che ho visto. No, non mi ricordo chi. Porta del Nether fatto da me che si attiva ma non si disattiva perché non sono riuscito a fare un meccanismo che svuota il portale. Cioè, meglio, sono riuscito a farlo per metà perché non la ritira indietro, la butta fuori e poi basta. E quindi ho tolto l'acqua per evitare che, sai, che si imbratta tutto il meccanismo e si rompe. Macchina inutile, questa è la prima versione, diciamo.
Poi questa porta che non si apre così, ma se io tiro la leva e sblocco, si apre. Poi la dito si apre sempre. Poi abbiamo stessa ascensore con il mondo, cioè quello nuovo, e col meccanismo per farlo togliere quello di sotto. Poi ho saltato qualcosa? No. Abbiamo passaggio segreto con minecart. Con Shulker Box, no, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, quintupla chest che è leggermente buggata. Cioè, queste 1, 2, 3 e 4 sono chest, così. E hai una chest perché puoi metterci le cose, però è leggermente buggato perché Minecraft non ha la GUI per una chest così grande, quindi si sovrasta tutto un po'. Poi tripla chest. No, questa è in tripla chest, come dire, con 9 chest, cioè questa è la cosa più grande. Poi questa è super bagoso. Poi qua abbiamo la stessa cosa di prima, questo che teletrasporta sotto con un piccolo 6, via, però non teletrasporta perché non lo so, non lo so. Ah, teleported 22 e 13, non solo 22 e 13, e soprattutto c'è il mio vecchio nome. Questo comando che è stato attivato per l'ultima volta quando io avevo il mio vecchio nome su Minecraft, perché adesso l'ho cambiato. Cioè l'account è sempre quello, ma mi chiamo GreenBlueG, Starter Gaming. Alle 22, peccato che non diceva la data. Perché adesso comunque il mondo l'ho aperto, quindi l'ultima apertura è stata salvata adesso, però vabbè. Cosa avevo? Macchina inutile. Un'altra macchina inutile, perché qua metti la leva, te lo rompe e scende sotto. Cioè come quelle clip, che quei video animati, che c'è Steve che tira la leva e poi il pistone gliela si attiva, gliela spinge indietro e quindi se la disattiva e quindi ritorna chiuso. Qua abbiamo meccanismo tipo di una potenziale casa, perché se non tiri la leva principale, non tiri la leva principale, non si attiva niente. Ecco qua. Ok, poi abbiamo niente. Abbiamo visto tutto. Cos'è il meccanismo di quello? Questo è lo shop, quello che avete già visto. C'è qualcosa. Questo è lo shop classico, diciamo, che si prende tutto. E quindi niente, abbiamo visto tutto. Però c'è un easter egg, c'è un easter egg, c'è un qualcosa, diciamo, qualcosa di aggiunto. Per andare là o ci vai così a piedi o fai TP 100 100 100, tutte 100, ed ecco fatto. Ho fatto una mini scala, là c'è tutto, vedete la base iniziale, diciamo. Ecco, questa è la parte più nuova, perché abbiamo un jump loader buggato. E qua questa è la parte più nuova, perché ho rifatto l'ascensore. Questa è la stanza che cambia colore, fatta male però, perché è fatta male. Porta con gli slime 2x2, poco. Doppia estensione di pistoni, quella fatta bene, cioè, perché questa era la mia versione, diciamo. E poi abbiamo questo che era un test per il mob griefing. Cioè, nella game rule mob griefing, io ne ho fatti due. Ho messo due creeper. Uno l'ho fatto attivare col mob griefing true, quindi è esploso. Uno false ed è rimasto qua e l'ho lasciato qui. Una cosa che non so cosa potrebbe servire. Qua è la porta con gli slime, piccola. E tanto mi è venuto in mente una cosa che mi sono ricordato, dopo ve la dico. Hipster door. Altra hipster door che qua aveva dei costi, tipo command block, non mi ricordo. E niente, adesso io abbasso i suoni dei blocchi e voglio vedere qua cosa c'era. Ah,
Se vi spiego. Io avevo scoperto, diciamo, i comandi personalizzati che si possono fare. Quelli a col trigger. Quindi trigger gods list, cioè la lista dei sarebbe dei dì, dei dei, non si dice dì, ma di, non, facevo finta di niente. Però vedere la lista di tutti i gods, tipo la lista delle persone oppate, una cosa su Pastebin che voi adesso non vedete, ecco qua. Siamo a 20 minuti di... Ecco qua. Non ordine di livello, cioè... Starter game... Io non me lo ricordavo così, prima di tutto. Secondo di tutto, per farvi capire, cioè, la cringiata, perché di questo si tratta. Poi abbiamo delle function, mi sembra, che... No. Che comunque ce l'avrei aggiunto io dopo. Io mi ricordo che c'era qualcosa. Allora, vediamo un po'. Game rule, game loop function. Niente. Ok. Mi ricordavo di aver aggiunto qualcosa con le function, ma dopo che l'avevo ritrovato. Vabbè, comunque, cioè, sono riuscito a essere più veloce in questo che è molto più grande che nell'altro mondo che è molto più piccolo. Questo sembra essere il senso di pistoni, E quindi niente, se vi siete scordati come l'altro mondo, andate a vedere l'altro video. E vi dico una cosa che mi sono ricordato. Io mi sono ricordato che avevo fatto un tour di questo mondo in un video passato, quando mi chiamavo ancora Starter Gaming. Praticamente avevo lasciato un easter egg che bisognava trovare, cioè l'avevo diviso in due parti. E in tutte e due le parti bisognava trovare un diamante nascosto, droppato. Quindi così nascosto, così droppato, che non sarebbe despawnato perché sennò sarebbe stato troppo semplice non trovarlo, inteso. Ora quelli là li ho tolti io dopo l'episodio, però non mi ricordo chi trovava questi diamanti, chi cosa vinceva. Dovrei andare a rivedere il video, però adesso non c'ho voglia. Quindi siamo a 23 minuti con qualche taglio, verrà magari 24, sempre 23 minuti perché c'è intro e outro. Quindi per questo video è tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete like, iscrivetevi alla campanellina, seguitemi su Twitter e su Instagram da Grimon, che è tutto. Ciao.